E bentornati a una nuova puntata di Buongiorno Verona Live. È lunedì 10 gennaio e siamo in diretta, siamo tornati dopo la pausa natalizia, siamo tornati più carichi, insomma questo 2022 parte quindi oggi per Buongiorno Verona Live e quindi parte anche con nuove interviste. Oggi tanti ospiti, tutti diversi, insomma parleremo di tante cose diverse, tanti argomenti diversi e in particolare inizierei subito dando il benvenuto al primo ospite di oggi, ossia Enzo Badalotti, presidente dell'Associazione Veronesi nel Mondo. Benvenuto Enzo. Buongiorno Giorgia e buongiorno a tutti voi, grazie per l'invito. Allora Enzo, è un piacere averti in collegamento, averla in collegamento qua perché oggi parliamo di una bella iniziativa proprio orchestrata anche da Veronesi nel Mondo e parliamo di un libro. Però prima di parlare di questo, che diciamo è il fulcro dell'intervista, io partirei con qualche cenno storico dell'associazione per chi ancora magari non la conoscesse. Beh sì, diciamo che l'Associazione Veronesi nel Mondo è nata nel 1972 per una iniziativa, una grande iniziativa di 7, 8, 10 persone importanti del Veronese e quindi proprio oggi facciamo il nostro, in quest'anno che scade il 50esimo, facciamo appunto, faremo la festa del cinquantenario della nostra associazione. Ma l'associazione veronese è nata con lo scopo di fornire un'assistenza morale e materiale a tutti i nostri emigrati che vivono all'estero e cercano anche di rimpatriare e promuoviamo anche delle attività di studio sull'immigrazione per svolgere un'azione di collegamento con i nostri emigrati. Facciamo come associazione anche degli eventi molto importanti che quest'anno purtroppo con la pandemia ci ha un po' bloccato e quindi siamo costretti a farlo in streaming e abbiamo fatto due progetti veramente molto molto interessanti, che uno è il Festival delle Grandi Migrazioni dove ci siamo collegati con i vari circoli veronesi e veneti brasiliani, che è durata per sette settimane e ci siamo collegati appunto in streaming. Poi abbiamo fatto un altro progetto che è molto importante, che si chiama Round the World Ticket, dove ci siamo collegati con tutti i nostri circoli al mondo per non dimenticarli tutti, ecco, però è stata una bella fatica perché in streaming è sempre difficile collegarsi. Ecco. Oltretutto abbiamo fatto quest'anno un concerto per ricordare al Castello di Montorio, per onorare il ricordo della tragedia di Marcinelle in Belgio, dove ci sono stati molti, molti morti e fra di loro anche il nostro veronero Giuseppe Corso. Per poi venire a quello che voi ci state chiedendo, insomma, che siamo arrivati alla storia appunto del ti conto una storia. Esatto, esattamente. Ecco, ma prima volevo una curiosità, quanti soci siete in questa associazione? Beh, siamo 11 consiglieri e poi avremo circa 400, mi sembra 400 associati dei veronesi e della provincia. E poi abbiamo quelli che ci sono sparsi appunto nei nostri circoli nella parte del mondo. Eh beh, insomma, non male, oggi, non male come proprio numeri. Proprio quest'anno poi abbiamo rinnovato il nuovo circolo della Bassa Veronese e quindi ecco un altro circolo che è venuto a impinguare il nostro sito di Veronese del Mondo. Certo. Ecco, e allora dunque passerei a questo punto, proprio al fulcro dell'intervista, come dicevamo, ossia questo libro che è anche un audio racconto, se non sbaglio, te conto una storia. Adesso spero di non averlo detto in modo sbagliato, però insomma ci ho provato, anche se non sono veronese, e mi interessa molto questo racconto, insomma questa raccolta, perché è interessantissima. Certo, allora è iniziato questo libro, è iniziato con una proposta fatta dal nostro circolo della Val d'Alpone, dove il suo presidente ci ha proposto questo,
questo libro. Un libro che a me è parso subito molto molto interessante, perché in collaborazione fatta poi con il Comune di Verona, quale anche i veronesi nel mondo sono legati, lo abbiamo proposto all'assessore Francesca Toffoli, il quale entusiasta ha subito dato il suo parere favorevole e abbiamo cominciato a lavorarci sotto. Il circolo è stato molto molto propenso, ci ha aiutato e soprattutto si è aiutato perché è organizzato proprio da loro, e abbiamo fatto di questa raccolta di storie che ci aiutano, e sono antiche storie, racconti da tramandare ai nostri giovani, ma sono le nostre racconti, i nostri nonni che li facevano quando c'era il filò, ecco, che ci si trovava per il filò, e venivano raccontate tutte queste storie. Soprattutto oggi sul libro le abbiamo messe in italiano, e però c'è anche qualche parola nel buon veronese, insomma. Beh, molto bello, insomma, quindi anche, insomma, chiaramente erano storie che venivano tramandate spesso in dialetto, appunto. Esattamente, soprattutto in dialetto, da noi erano tramandate soprattutto in dialetto. Per quanto riguarda invece l'audiolibro, dato dal Comune di Verona si sta organizzando, ci sarà un attore veronese che le racconterà. Nel frattempo noi lo abbiamo fatto in cartaceo, ed in più in PDF l'abbiamo messo sul nostro sito dei Veronesi nel Mondo, dove ognuno che lo vuole scaricare, lo vuole vedere, lo vuole leggere, può leggere queste nostre belle storie che abbiamo messo appunto su questo libro. E infatti lo stiamo vedendo qua proprio sul vostro sito veronesinelmondo.eu, troviamo qui appunto testo completo, Te conto una storia, e qui la possibilità di scaricare il PDF. Molto bella anche la copertina, molto carina, quindi devo dire. È stata fatta da tre coordinatori, che uno è Giovanni Confente, Tiziano Panato e Veronica Sartori, dove hanno fatto e svolto veramente un grosso lavoro. Insomma, non è da tutti riuscire a portare a termine un lavoro del genere, soprattutto molto bello perché porta avanti in qualche modo le tradizioni del territorio. Esatto, è quello che è il quale volevano raggiungere il nostro circolo, e raggiungere anche noi naturalmente, e con il Comune vogliamo raggiungere i nostri connazionali all'estero che possano leggere le vecchie storie di una volta. Eh sì, è vero. Quanto è importante, come ultima domanda Enzo, quanto è importante tramandare queste tradizioni, queste storie anche? Beh, diciamo che tramandare le nostre tradizioni è una cosa molto importante, perché lega tutti i nostri veronesi alla nostra città e alla presenza appunto dell'associazione. Beh, insomma, è importantissimo assolutamente, come diceva lei, e insomma, sono sicura che con questa iniziativa riuscirete a raggiungere, se non tutti, insomma, la maggioranza dei veronesi che sono sparsi per il mondo, o magari i veronesi che sono qui a Verona e che ancora non conoscono determinate storie, determinati racconti. Quindi speriamo che tutti scarichino il nostro libro di Veronesi del Mondo, esatto, che lo possono vedere, anche per far grande la nostra Verona. Esatto, ripeto, si trova sul sito veronesinelmondo.eu, è possibile scaricare il PDF completo, quindi chiunque fosse interessato molto semplicemente lo può scaricare. È libero di vedere e di leggere. Perfetto, perfetto. Bene Enzo, io veramente la ringrazio per insomma, essere stato mio ospite oggi, e in bocca al lupo. Grazie soprattutto per il futuro. Grazie a voi, molto gentile, buona giornata. Arrivederci. Benissimo, allora adesso anche noi ci stacchiamo un attimo, diamo lo spazio alla nostra musica, al nostro palinsesto musicale, e torniamo tra poco con il meteo e ovviamente un nuovo intervistato.